Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitoli 23, 24, 4 e 5 marzo 1904. Trovandomi molto afflitta e sofferente per la perdita del mio buon Gesù, quando appena l'ho visto mi ha detto: «Figlia mia, l'anima tua deve cercare di tenere il volo dell'aquila, cioè soggiornare in alto, sopra tutte le cose basse di questa terra». È tanto alto che nessun nemico la possa offendere, perché chi vive in alto può offendere i nemici, ma non già essere offesa. E non solo deve vivere in alto, ma deve cercare di tenere purezza e acutezza d'occhi simili a quelli dell'aquila, la quale, sebbene vive in alto, pure con l'acutezza della sua vista penetra le cose divine, non di passaggio, ma masticandole fino a farne il suo cibo prediletto, disgustando qualunque altra cosa, come pure penetra le necessità del prossimo e non teme di scendere fra loro e far loro del bene, e se occorre vi mette la propria vita. E con la purezza della vista di due ne fa uno, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, rettificando tutto per Dio. Tale deve essere l'anima
se vuole piacermi. Questa mattina, sentendomi molto sofferente con l'aggiunta della sua privazione, dopo aver molto stentato, appena per pochi istanti è venuto e mi ha detto: figlia mia, le sofferenze, le croci, sono come tante citazioni che io invio alle anime. Se l'anima accetta queste citazioni, sia che siano citazioni che avvisano l'anima a pagare qualche debito, sia che sia avviso per fare qualche acquisto per la vita eterna, se l'anima mi risponde con rassegnarsi alla mia volontà, con ringraziarmi, con l'adorare le mie sante disposizioni, ci mettiamo subito in accordo e l'anima eviterà tanti inconvenienti che corrono, d'essere citata di nuovo, di mettere avvocati, farne la causa e subire la condanna del giudice. Solo rispondere alla citazione con la rassegnazione e con il ringraziamento supplirà tutto questo, perché la croce le sarà citazione, avvocato e giudice, senza altro bisogno per prendere possesso del regno eterno. Se poi non accetta queste citazioni, pensalo tu stessa, in quanti abissi di sciagure, di impicci si getta l'anima, e quale sarà il rigore del giudice nel condannarla per aver sfuggito alla croce. Per giudice tanto più mite, più compassionevole, più inclinato ad arricchirla anziché giudicarla, più intento ad abbellirla anziché condannarla. Bene, meditiamo queste due lezioni di vita soprannaturale e divina. La prima sul volare in alto, l'immagine dell'aquila, sappiamo, simbolo dell'Evangelista San Giovanni, e su cui adesso soffermeremo un pochino lo sguardo, e poi un'altra bellissima immagine, un'immagine trae spunto dalle realtà giudiziarie, ci parla di citazioni, di giudici, di avvocati, e in maniera molto simpatica anche, ma molto molto profonda. L'anima tua deve cercare di tenere il volo dell'aquila, cioè soggiornare in alto sopra le cose basse di questa terra. Questo è uno dei principi fondamentali della vita nel divin volere e deve essere oggetto continuo della nostra verifica su noi stessi. Quanto siamo terreni, quanto siamo impastati di terra, attaccati cioè alle piccole realtà di questo mondo, non solo i beni, il denaro, ma anche proprio le cose piccine, quindi piccole di questo mondo, l'affetto delle persone, la considerazione, la stima che gli altri hanno di noi, eccetera, no? C'era una bellissima frase, devo riuscire a trovarla, una citazione di San Francesco di Sales, che senza aggiungere alle attitudini dell'anima, però veramente è molto forte e molto espressiva, si trova nella Filotea e dice così: gli struzzi non possono volare, le galline svolazzano di rado, goffamente e raso terra, le aquile, le rondini e i colombi volano spesso, con eleganza e in alto. Questa è proprio una sintesi della vita nella divina volontà, anche dei gradi, no? C'è un paragrafo molto bello, un capitolo molto bello più avanti, ricordo se il volume 19, dove Luisa spiega proprio i differenti, quattro differenti gradi, cioè Luisa, Gesù, della vita nel divin volere, che vanno dal minimo al massimo, no? Quindi proprio questa immagine qui, le aquile, le rondini e i colombi, che poi sono quattro i gradi, ma in realtà
sono tre, no? Un po' come la tradizione della Chiesa e dell'ascetica e della spiritualità ha sintetizzato anche per il cammino di santificazione comune e anche di orazione comune, no? I principianti, i proficienti e i perfetti. È chiaro che con l'aquila si fa riferimento a quelli che volano molto in alto. Le aquile sono note, insomma, no? Per essere i rapaci che volano più in alto di tutti e per l'acutezza della vista, come Gesù spiega. Ora, gli struzzi non possono volare, quindi questi sono quelli attaccati alla terra. Gli struzzi stanno belli piantati per terra, anzi, delle volte ce la ficcano proprio sotto la terra, la testa, no? Non dobbiamo pensare a queste anime come grandi peccatori. Anche San Francesco di Sales, quando fa questo discorso nella Filotea, parla alle anime devote, quindi parla delle anime che in qualche modo non sono grossolane nel peccato grave, insomma, quindi cercano di fare vita devota. Però si può fare vita devota come molti purtroppo fanno, come gli struzzi. Quindi sì, ridurre la vita devota a un po' di pratiche anche molto impegnative, anche la messa quotidiana e anche il rosario quotidiano, per carità, però rimanendo proprio degli struzzi in piena regola, insomma, quindi completamente terreni in tutto, quindi impastati di tante miserie, che molte volte sono peccati veniali, le chiacchiere, le pettegolezze, i risentimenti, le piccinerie, insomma, no? I giudizi, le critiche. Una preghiera fredda, stentata, cioè trascinata, niente affetto, niente amore verso Gesù. No, questi sono proprio così. Poi stanno le galline. È una bella immagine, adesso non vorrei rubare il primato allo scritto di Luisa, ma questo lo commenta molto bene. Svolazzano di rado. Ah, sono quelli che ogni tanto capiscono, no? Che sarebbe meglio, insomma, che una vita così, insomma, è una vita abbastanza piccina, una vita che assomiglia molto quando ci arriva a quella del figlio maggiore della parabola del figlio prodigo, uno che vive, che sembra che gli stia a fare un favore al Padre Eterno, insomma, dice, beh, oh, ma io però ti servo, quanta fatica che faccio, insomma, no? Magari si aspettano pure qualche ricompensa, non comprendendo, insomma, che favore lo facciamo a noi stessi, no? E ogni tanto ci provano, ma ci provano appunto la gallina è noto, insomma, no? Che ha un cervello abbastanza ristretto, quindi io le immagino come anime che non si rendono ancora conto della bruttezza di una vita piccina, della bellezza di una vita divina e quindi hanno compreso ancora poco. Ecco perché tante volte Gesù spiega negli scritti che anzitutto è necessario moltiplicare le conoscenze sulla divina volontà. Perché, e lo dice sempre, scrivi sempre tutto, perché c'è magari una cosa che tu scrivi, io so il bene che devi fare alle anime, no? Quindi ecco perché per tutti coloro che vogliono vivere in questo mondo è assolutamente necessaria la meditazione e la lettura costante, continua e personale degli scritti. Queste galline svolazzano di rado, goffamente, no? Si vede insomma che è raso terra, quindi non sono distaccati, ci provano, ma ecco, poi invece ci stanno quelli che svoltano. Come ci stanno le rondini, qui l'ordine gerarchico secondo me, primo sono le rondini, secondo i colombi e terzo le aquile. È interessante meditare sulle rondini, che sono comunque quelle. Cioè, la rondine implica già un distacco dalla Terra, perché io ho sentito dire, non so se è una notizia scientificamente fondata, però credo di sì, che le rondine non poggiano mai le zampine per terra, perché se toccano a terra non volano più. Quindi, se fosse vera, sarebbe un'immagine molto significativa. Quindi che c'è proprio una volontà di chiudere, fermamente, no? Chiudere non vuol dire sempre, l'abbiamo già detto in altre circostanze, come dire privarsi di tutto e di tutti, ma anche se alcuni tagli spesso e volentieri sono necessari, ma il cuore deve essere privo di tutto e di tutti, se non di Gesù solo, per chi vuole vivere distaccato dalla terra e imparare a vivere in modo divino. Questo è sicuro, questo qui. Basta un minimo attaccamento a qualche cosa di umano o di terreno che si ritorna a
a ruzzolare per terra, ecco, e a sporcarsi di fango. Allora, chi arriva al grado dell'aquila, dice Gesù, non solo nessun nemico lo può offendere, ma è il contrario, chi vive in alto può offendere i nemici. Quindi diventa un pericolo pubblico per il demonio. E la vita nella divina volontà, questo lo spiega Gesù meglio altrove, qui attraverso questa immagine fa un trailer, fa un prequel, un prodromo, e non soltanto rende, come dire, anestetizzati, diciamo così, forti, immuni dalla tentazione del demonio, non nel senso che non le fa più, ma spesso e volentieri è proprio infastidito, viene proprio gettato lontano, ecco, dalla forza di un'anima che vive nel divino volere, e quindi si diventa a propria volta un pericolo pubblico, perché l'anima che vive in questo modo fa danni all'inferno, perché con tutto quanto il bene invisibile e segreto che opera, anche solo con gli atti che compie, strappa le anime al potere del demonio. Quindi non si gioca più in difesa, si gioca in attacco. Quindi non soltanto che non ti temo per il danno che puoi farmi, ma ti attacco, d'accordo? Quindi intraprendo una guerra finalizzata a tutti, devo portare le anime dall'inferno e io le voglio portare a Gesù in paradiso. E vediamo chi vince. E se stai nella divina volontà, vinci tu, eh? Non c'è nessun... Ecco. Ora, questa vita in alto deve poi essere ulteriormente completata dalla purezza e acutezza d'occhi simili a quella dell'anima. Cosa vuol dire questo qui? Penetrare le cose divine. Quindi il nostro cuore, il nostro pensiero, il nostro modo di vedere, cioè nulla deve rimanere in noi di umano, ma tutto deve essere divino per entrare nel mondo della divina volontà. E altrimenti il processo non è pieno, no? E la luce di questo occhio divino entra in noi proprio per questo, perché nulla in noi sia umano, ma tutto divino. Questa strada sicura di santità è la strada della divina volontà. E chi comincia a volare cambiando marcia può stare proprio sicurissimo di ricevere sia per sé e sia di donare all'umanità tante di quelle grazie che Dio solo lo sa, in misura non solo abbondante ma sovrabbondante. Quindi l'acutezza della vista, da un lato per guardare, per vedere tutte le cose in maniera divina e per crescere sempre più proprio nella comprensione, nella conoscenza del mondo divino, per esempio il discorso successivo sulla croce, se uno non entra un pochino in quest'ottica, rimane duro, rimane ostico, ma anche, dice Gesù, per penetrare, ed è l'occhio penetrante dell'aquila, le necessità del prossimo. Quindi bellezza di questa vita, no? Cioè la vita nella divina volontà non porta ad una sorta di alienazione da tutti e a vivere in un mondo proprio, certamente un mondo bello, un mondo divino, a far gire in company, no? E Luisa ha avuto sotto questo punto di vista una vicenda del tutto eccezionale. Per noi comuni mortali abbiamo comunque un tessuto di relazioni, no? Queste relazioni diventano animate costantemente dalla carità divina, però, quindi le persone che stanno intorno lo sentono il bene che gli facciamo e avvertono la penetrazione della necessità del prossimo, no? Quindi anche il prevenire i desideri del prossimo, i desideri leciti, insomma, no? Quindi per leciti o buoni, per poterli accontentare, farlo con amore soprannaturale, quindi senza andare poi a gettare lacci, legami affettivi, o pretendere grazie, pretendere le ricompense, ma in maniera come lo hanno fatto e lo facevano quando erano sulla terra Gesù e Maria. Questa è una bella aquila. Quindi staccarla dalla terra, che pure in alta,
un pericolo pubblico per il demonio, grande penetratrice delle cose divine, capace di vedere tutte le cose in modo divino e capace, vedendo le necessità del prossimo, di amare e di far sentire l'amore in modo soprannaturale. Tale deve essere l'anima se vuole piacermi, conclude apoditticamente e perentoriamente, oserei dire, Gesù. Poi passiamo al capitolo croce, bellissimo. Io che ho studiato queste cose capisco benissimo, no? Quando uno c'ha una citazione, quando uno becca una citazione, t'arriva a casa una bella letterina, d'accordo? L'ufficiale giudiziario ti dice: guarda tizio, tu sei citato a comparire in tribunale il giorno X per questi motivi, 1, 2, 3, 4 e 5, io ti accuso di questo, vedi, di diverso, eccetera, eccetera. D'accordo? È bellissimo, quindi la citazione uno non se l'aspetta, te alzi la mattina, che succede? Perché ti fanno una citazione? Generalmente gli esseri umani, perché hanno qualche debito non pagato, come spiega Gesù, no? Ecco, però le citazioni divine, dice, ti può arrivare perché c'è qualche debito non pagato, oppure c'è è un avviso per fare qualche acquisto per la vita eterna. Quindi le due motivazioni per cui Gesù ci manda alle croci: o c'è qualche debito da pagare, c'è qualche cosa da espiare, o Gesù vuole farti capire attraverso proprio quella specifica croce qualche cosa che devi rigorosamente correggere. E questo dipende dal nostro dialogo continuo con Gesù. Io sto imparando che quando capita qualche guaio, mi metto davanti al Signore e cerco di dire: senti un po', che mi vuoi dire? Che è successo? Assicuro che se uno ascolta bene il proprio cuore e impara ad essere sincero con se stesso, a lasciarsi anche mettere in crisi, in discussione, dalla bontà di Dio, che fa questo ovviamente per bontà, ha voglia, come si capisce bene, si capisce benissimo, benissimo. Oppure c'è qualche acquisto per la vita eterna. Bene, qui non c'è, non è un, non voglio usare troppo spesso i termini castighi perché sono fraintesi, no? Anche se fossero ben intesi sarebbe proprio il termine ideale, perché castigo è una correzione, un rendere casto. Devo purificarti da qualche cosa, o da qualche scoria che hai contratto col peccato, o da qualche difetto che c'è, ti devo far capire che ce l'hai. Questo sarebbe il senso. Quindi, purtroppo, dopo uno non capisce fischio per fiasco e travisa il senso delle cose, no? Comunque, questo è il. Oppure c'è un acquisto, voglio farti fare un passo avanti nella vita. Attraverso questa croce, penso io a farti fare un cambio di marcia, a farti staccare da qualcosa, insomma, a farti progredire in una virtù, qualunque cosa. Queste sono le due motivazioni con cui arriva questa citazione celeste. Quando ti arriva una bella croce che non ti aspetti. Ma questo dobbiamo dargli cose molto molto concrete. Può essere una stupidaggine, d'accordo? Un incidente domestico, un piccolo incidente con la macchina, non lo so, può essere la notizia di una maldicenza che ti arriva alle orecchie, una mortificazione, una partaccia, insomma, e nel sapere una cosa brutta che ti hanno fatto alle spalle, non lo so, una malattia, cioè qui dentro il genere croce ci vanno molte, molte cose, no? Una qualunque cosa che ci arreca, una sofferenza fisica, morale, psichica o spirituale. La vista divina dell'aquila, ecco qui, torniamo indietro, immediatamente quando arriva una cosa del genere, questa è una citazione del cielo, non è: ah guarda questo quant'è cattivo che mi ha trattato male, ah guarda quel cafone che mi sparla dietro, cioè, non è così, questo è vivere da struzzi, d'accordo? Vivere da, o al massimo da galline, dice, ma sì, ma forse, però questo è proprio un delinquente, questo è proprio un... eccetera, adesso mi viene manco il termine, no? Questa è proprio una carogna, ecco, che mi parla male dietro. Sì, sì, ho capito che forse il Signore lo fa soffrire, però questa è comunque una carogna, insomma, no? Quindi, ecco, questo è struzzo e gallina. L'aquila vede subito la citazione, e allora che fa? Risponde bene. Se l'anima risponde con rassegnarsi alla mia volontà, che è il minimo, anzi con ringraziarmi, andiamo avanti, bene,
con l'adorare le mie sante disposizioni. Tu non lo sai subito perché arriva quella croce. Tu sai che quella è una citazione divina. Anche se non capisci, fa niente, intanto te la prendi con rassegnazione e dicendo grazie al Signore. Se uno va così, dice Gesù, ci mettiamo subito d'accordo. Va. Eviterà, attenzione, anzitutto, di essere citata di nuovo. Io questo dovrei scrivere enciclopedia, d'accordo? Le anime testarde, continuano per una vita, d'accordo? A prendere sempre le stesse cose, continuano sempre le stesse, cioè io riguardo, dico, capirà un giorno o l'altro, cioè diventa un pungimbollo, perché il nostro Signore è buono, quindi vuole correggere, rettificare, capire, quindi lui continua, fino a quando l'anima non dice, ho capito, bene, basta. Va bene, finito, capito, è abbastanza, ne ho avuto abbastanza. Ma il problema che i poveri preti vedono quando sono in cura d'anima è che la stupidità, mi si perdoni il termine, è talmente grande delle anime che continuano come imperterrite proprio. Dico, questo passerà la vita a fare il pungiball di tutte queste cose inutili, tra l'altro, perché la croce non valorizzata non serve, soffri senza merito. E poi farai qualche anno luce del purgatorio, contento tu, contenti tutti, insomma, no? Essere citata di nuovo, mettere avvocati, fare la causa. E che ti metti a discutere col Padre Eterno? Ah no, questa croce non è giusta, questo non me lo merito. E le persone dicono, no, questo proprio io non me lo meritavo. Io, ci picchia. Non si può commentare in maniera un po' più triviale. Ci picchia, non te la meriti. E chi lo decide questo qua? Lo decidi tu? Lo sei tu? Sei tu così bravo a giudicare te stesso? Guarda che se ti è capitata sicuramente ti fa bene, perché c'è quantomeno la volontà permissiva di Dio che te l'ha fatta capitare, quantomeno, perché sennò non capitava. Allora, solo rispondere a questa citazione, spiega Gesù, con la rassegnazione e con il ringraziamento, come ha spiegato, pone subito fine alla controversia, d'accordo? La causa è già finita. Non ci servono avvocati, non ci servono dibattimenti, non ci servono prove, niente. Non ci servono giudici, non ci servono avvocati. È finito tutto. Tutto. Tu te prendi quella croce e ringrazi il Signore. Non solo, poi vedrai che piano piano, che se ti metti davanti a Gesù capirai se quella croce è una correzione, se è una purificazione da qualche peccato che hai commesso, d'accordo? Oppure se è semplicemente una... Gesù diceva un acquisto per la vita eterna, un avviso per fare qualche acquisto per la vita eterna, quindi sii un pochino più generoso, mortificare un pochino di più, rinuncia a questa cosa, eccetera, eccetera, no? Allora, concludiamo. E se io la citazione non la voglio, comincio a fare il diavolo a quattro? Allora, Gesù spiega molto semplice: se non accetta queste citazioni, pensa tu in quanti abissi di sciagura e di impicci si getta l'anima. Fari suoi. E quale sarà il rigore del giudice nel condannarla per aver sfuggito alla croce? Qui. Attenzione alle immagini falsamente buonistiche di Gesù. Cioè, la croce è un atto di misericordia del Signore in questa vita. Se tu non la vuoi e quindi non ti lasci forgiare dalla croce, poi troverai davanti al nostro Signore, che il nostro Signore, sapete, ce lo troveremo tutti quanti davanti con la sua croce in mano, abbracciato, e ci dirà: senti un po', amore mio, figlia mia, ma com'è sta storia? Guarda un po' che porto io abbracciato a me, non la conosco, non sei stato battezzato, non eri il mio discepolo, non sai che dentro le chiese sta il crocifisso, lontano sei un appassionato della croce, e che facciamo, io sì e tu no? Io che questo l'ho portata soltanto per amore del Padre, per la salvezza tua, tu pensi di essere più grande di me, che appunto te ne avevo concesso qualche piccola parte per il tuo bene? Condannarla, però è sfuggita alla croce. La croce è un giudice in questa terra per noi, tanto mite, compassionevole, che serva ad arricchirci e ad abbellirci, non a giudicarci e a condannarci, no? Ecco. La croce ci dà un giudizio, come dice la Sacra Scrittura, di
di misericordia, quindi è una maniera soprannaturale appunto con cui Gesù ci guida e ci porta verso la perfezione. Ripeto, da questi tre punti di vista, o ci fa purificare da qualche peccato, o ci fa vedere qualche cosa che dobbiamo purificare, significativo, oppure ci dà qualche input per fare un passo ulteriore verso la vita eterna. Solo che o te vengono gli occhi dall'aquila, oppure tu vivi come, appunto, come un animale ragionevole, che vedi in maniera umana tutte quante queste cose, ti arrabbi, dai la colpa a Tizio, Caio e Semprono, cioè alle creature contingenti, insomma, che certamente ci mettono il carico, perché per farti soffrire qualcuno deve farti del male, e vanifichi tutte quante queste cose, soffri adesso e soffrirai pure dopo. Io dico sempre, citando una canzone di De Sanna, a te la scelta, cosa conviene fare dinanzi a questa realtà che tutti gli esseri umani, insomma, conoscono, perché nessuno, tutti, sicuramente nessuno, ecco, può fare una vita terrena esente dalle croci. Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo sentito queste lezioni divine, ti chiediamo sotto la grazia, ecco, di spiccare il volo da questa brutta terra, nel senso che abbiamo ovviamente meditato, e di guidare tu la nostra progressiva trasformazione, da rondine a colomba a aquila, e per fare nostra questa capacità, questa novità, un punto fondamentale della vita nella Divina Volontà, il distacco dalla terra e la capacità di vedere in modo divino tutte le cose, particolarmente, ecco, le sofferenze, quindi vederle come croci e avere verso di loro quell'atteggiamento, insomma, che Gesù ha detto, rassegnazione o accettazione, con rendimento di grazie, perché è una grazia ricevere quelle croci, che sono quasi sempre correzioni e quindi attestati di misericordia, manifestazioni di vera misericordia del Signore per il nostro bene, e non certamente punizioni, ecco, bieche date da un Dio cattivo, insomma, come qualcuno ogni tanto, travisando completamente il senso delle cose, pensa. Tu che hai vissuto in questo modo, che eri tutta divina, aiutaci a crescere e a diventare sempre meno umani, ecco, e sempre più divini. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.